Al 20 di questo mese i dati, le donne accolte nei centri antiviolenza sono 615. Prevediamo, ai noi, perché c'è un ingresso medio di 50 donne al mese, prevediamo un ulteriore aumento per la fine dell'anno. È un incremento di oltre il 20% rispetto all'anno scorso, quello delle donne che si sono rivolte in cerca di aiuto presso i centri antiviolenza sul territorio cittadino. I dati sono stati resi noti questa mattina durante l'incontro Nessuna Mai Più, promosso dall'Assessorato alle Pari Opportunità per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Le nostre donne hanno una istruzione medio-alta che non si traduce poi in occupazione, quindi diventa un grosso fattore di rischio quello di non poter andare via poiché non si è autonome economicamente e molto spesso ci sono bambini. Io credo che anche con l'approvazione della recente legge di qualche giorno fa non si sia risolto assolutamente il problema, nonostante sia una legge che sicuramente un po', diciamo, inasprisce le pene, in qualche modo cerca di anticipare la tutela. Io credo che si dovrebbe imporre alle imprese pubbliche e private, ecco, di assumere in via preferenziale le donne che sono vittime di violenza e che subiscono la violenza perché non hanno un'indipendenza economica. Il Comune sta cercando di fare la sua parte garantendo un'apertura H24 e ormai senza soluzione di continuità dei centri antiviolenza, la casa di rifugio e di accoglienza delle donne vittime di violenza insieme ai loro bambini. Ne apriremo altre 4 perché abbiamo vinto il finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione e adesso concederemo 16 tirocini extracurricolari. In sala giunta, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, sono intervenuti diversi esponenti del mondo politico cittadino e nazionale e di rappresentanti di enti e istituzioni impegnati quotidianamente contro la violenza di genere. Non c'è una singola misura che possa bastare, perché questo problema richiede grandissimi investimenti sul piano economico, finanziario, ma anche culturale. C'è stata la possibilità di trasformare, e ben vengano i soldi del PNRR, trasformare degli immobili che sin qui sono stati il simbolo dell'arroganza e della violenza del potere camorristico, trasformarli invece in luoghi in cui si realizza il riscatto, le condizioni anche di riscatto di una nuova vita per le donne. Sicuramente questo è un messaggio molto importante che noi abbiamo dato, perché da un lato bisogna ovviamente lavorare, sostenere al massimo quelle che sono le vittime, quindi i nostri centri antiviolenza, dare ospitalità, dare reddito alle donne per renderle autonome, quelle che hanno subito violenza. Poi c'è un grande tema culturale che è una sfida che noi abbiamo davanti, grande, che ha i problemi atavici di una cultura patriarcale maschilista di cui è impregnata la nostra società. Oggi si accompagna, dal mio punto di vista, una grande fragilità della figura maschile.